Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Oggi, alla conferenza di presentazione di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli ha fatto il suo solito show. L'ex opinionista del Grande Fratello parteciperà in coppia con Carlo Aloia e non con il nuovo compagno, Angelo Madonia, e di fronte alle domande dei giornalisti ha scelto di andare subito al sodo. Insomma, ha chiarito quali sono i veri motivi che l'hanno spinta ad accettare la gara. È vero che per lei si tratta di una sfida personale, inedita sia fisica che da un punto di vista emotivo, ma le ragioni profonde della sua scelta si sono rivelate molto più triviali di così. Vediamo qui sotto che cosa ha dichiarato in dettaglio l'ex moglie di Paolo Bonolis. Pochi giorni fa Sonia Bruganelli è uscita allo scoperto. L'hanno paparazzata mentre baciava in pubblico il suo nuovo compagno, Angelo Madonia, che tra poco condividerà con lei l'avventura Ballando con le Stelle. Angelo perballerà in coppia con Federica Pellegrini, mentre a Sonia toccherà Carlo Aloia. E nella conferenza di presentazione del Dancing Show oggi, Sonia ha parlato anche di questo, ma soprattutto dei motivi che l'hanno spinta ad accettare l'invito di Milly Carlucci. In primis, la Bruganelli ha riconosciuto che Ballando con le Stelle per lei sarà un'occasione per migliorarsi sia fisicamente che emotivamente, anche perché sta attraversando un periodo delicato. Dopo la rottura con Paolo Bonolis, da cui ha avuto ben 3 figli, Silvia, Davide e Adele, Sonia è alla ricerca di un nuovo equilibrio e di nuove conferme. In pratica, partecipare al dance show è la sua terapia attuale, il suo modo per superare una fase complessa della vita. Un po' come andare dallo psicanalista o dal dietologo. E in più c'è un fattore chiave da non dimenticare. Inoltre, mi pagano invece di pagare io, spiega con candore e sincerità la Bruganelli. Quindi ho detto perché no. Il contratto poi non fa neanche schifo, perché sennò sembra che siamo tutti qui per la gloria. Invece la gloria c'entra ben poco. In altre parole, il denaro è lo stimolo in più che ha spinto Sonia a tuffarsi in questa nuova avventura. In un mondo pieno zeppo di apparenze e perbenismo, Sonia Bruganelli ha avuto il coraggio di dire le cose come stanno. I soldi fanno la differenza. E come? La fanno in questa scelta come in tante altre. E non è per